Dovrebbe essere. Ok, benissimo. Dunque, qual è la vostra visione a proposito del mercato del fixed income? Noi siamo estremamente positivi ancora, siamo abbastanza contrari rispetto a diversi investitori. Ci sono alcune incognite sullo scenario internazionale che tutti bene conosciamo, un possibile rialzo dei tassi americani, una crisi della Cina. In realtà riteniamo che per quanto riguarda i tassi americani la Fed, seppure abbia il motivo per alzare dato un miglioramento della situazione economica americana, non si assicura se effettuare un rialzo, e questo purtroppo l'ha dimostrato con la sua comunicazione non ottimale, ma se anche vi verrà crediamo che sarà di entità relativamente bassa e non impatterà in modo drammatico sui mercati. Per quanto riguarda la Cina, riteniamo che in realtà il fenomeno Cina possa avere un impatto eventualmente più problematico sull'area circostante e meno per quanto riguarda la Cina in se stessa. Complessivamente siamo convinti che l'investimento in fixed income presenti degli ottimi rendimenti, quindi yield a scadenza, soprattutto a livello di credito anche subordinato e finanziario e a yield, che compensano il rischio sottostante di riferimento. Ovviamente questo deve essere portato avanti con un approccio gestionale flessibile e diversificato, cosa che facciamo con i nostri fondi. Per quanto riguarda invece i mercati emergenti, quali sono le vostre opinioni, le vostre prospettive? I mercati emergenti presentano degli yield estremamente interessanti, soprattutto nella parte hard currency, sicuramente anche nella parte in valuta locale, anche se questa ha presentato e potrà continuare a presentare delle volatilità ancora superiori. Complessivamente una diversificazione in questi mercati riteniamo che fa senso e la seguiamo anche sui nostri portafogli più ampi. D'altra parte dobbiamo tenere presente che qualora vi fossero dei focolai di crisi che diminuzione dell'attività della crescita in Cina si divulgassero nell'area, potrebbero andare a toccare in particolare i mercati emergenti e in particolare il segmento corporate dei mercati emergenti, che quindi sottopesiamo. Okay, in particolare quali mercati emergenti avete sotto i riflettori? Penso al Brasile, penso alla Russia. Come mercati emergenti noi preferiamo la parte sudamericana. L'approccio che abbiamo fa riferimento al segmento dei governativi principalmente e a qualche corporate quasi governativo che comunque ha avuto delle valutazioni estremamente impattate ultimamente. Un elemento importante nell'investire nei mercati emergenti è che è fondamentale considerare non solo la stabilità del mercato, ma anche qualora vi fosse un fallimento, quale sarebbe il prezzo di recovery value nel momento di un fallimento. In diversi mercati oggi si pagano delle valutazioni estremamente basse che potrebbero addirittura essere inferiori a quello che in caso di un fallimento verrebbero riconosciute dallo Stato, in alcuni paesi in particolare in America Latina. Quindi il rischio è molto alto. Il rischio è elevato, ma appunto le valutazioni sono estremamente interessanti, quindi investiamo in alcuni di questi mercati. Benissimo, grazie molto. Grazie a voi.